civica democratica e riformista a sostegno del candidato a sindaco Gianni Papasso in vista delle prossime elezioni amministrative del 5 giugno. Siamo addirittura d'arrivo, abbiamo iniziato a presentare le liste e adesso la conseguenza naturale era presentare il programma. Grazie a quanti sono intervenuti, ai candidati che sono stati che hanno preso posto nelle 8 liste a sostegno che compongono questa alleanza civica, democratica e riformista, a sostegno del candidato sindaco, ai parenti, ai liberi cittadini che sono qui, a coloro i quali ci seguono tramite Telelibera Cassano. Oriana Fallaci diceva che ove c'è raziocinio c'è scelta, ove c'è scelta c'è libertà. E queste sono state le basi che hanno portato la commissione programmatica, che è stata formata dai rappresentanti delle diverse liste che hanno collaborato e contribuito alla stesura del programma, che programma elettorale di queste elezioni amministrative 2016, dal titolo Cassano Sibari, il futuro è adesso. E infatti il futuro deve essere adesso, non bisogna pensare in prospettiva, ma a cose che chissà se possono accadere, ma bisogna pensare a costruire quello che è oggi, perché il nostro futuro deve partire sicuramente dal presente, non vedere qualcosa di effimero. Cassano che programma? Un programma che ha diverse sfaccettature, ha toccato tutti gli ambiti: una Cassano solidale, una Cassano per la cultura, una Cassano da scoprire, una Cassano che lavora, una Cassano che produce, una Cassano da tutelare, che pianifica, che progetta, che si rinnova, che non spreca, una Cassano sicura, ma soprattutto una Cassano efficiente. Adesso do la parola al candidato sindaco Gianni Papasso per un breve saluto. Grazie Caterina per l'encomiabile lavoro che stai svolgendo accanto a noi. Sei quella che non per esempio il ghiaccio ci riesce molto molto bene, e come Caterina ha egregiamente detto, questa sera presentiamo il programma. La prima cosa però che voglio fare è quello di ringraziare tutti i presenti, cominciando dai candidati che sono qui, dai sostenitori dei candidati, dai responsabili delle liste e dei partiti che compongono l'alleanza civico-democratica e riformista, e naturalmente ringraziare i cittadini che liberamente hanno voluto partecipare a questo incontro, che noi riteniamo importante e fondamentale per la campagna elettorale. Ieri abbiamo presentato alcune liste, prima di ieri è stata presentata la lista del progetto Sibari. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore proseguiremo con la presentazione delle liste, perché noi abbiamo pensato, miei cari cittadini presenti, che non abbiamo voluto fare una mucchiata, mettere insieme tutti i candidati, andare nuovamente nel salone del Consiglio Comunale, fare una prova di forza muscolosa per vedere se c'è una decina di persone in più a una parte, 10 più in più all'altra parte, vedere quali sono gli spazi occupati. Noi dobbiamo fare una campagna elettorale perché dobbiamo preparare il governo della città, e quindi non possiamo nella maniera più assoluta perderci o addentrarci in situazioni che con la buona politica, che con i buoni programmi, non hanno niente a che fare. Volevamo fare questo incontro all'esterno, non l'abbiamo fatto, abbiamo optato per farlo all'interno perché c'è il vento, e siccome perderemo un po' di tempo nel spiegare il programma, abbiamo optato per parlare all'interno. Noi questa sera vogliamo arrivare al corpo elettorale, alle elettrici e agli elettori di Cassano con gli intendimenti programmatici, forse anche noi, e di questo chiediamo venia. Ci siamo lasciati andare negli ultimi giorni in qualche battuta su Facebook, e forse abbiamo risposto e non avremmo dovuto fare a qualche attacco in più, qualche infame in più che è arrivata nei nostri confronti da parte di chi vuole dare nobiltà ad un'azione che è stata un'azione che ha portato la città al voto, alle urne, nobiltà ad un processo cinico di invidia, di gelosia, di interessi che purtroppo hanno determinato la caduta, la sconfitta dell'amministrazione comunale, ma oramai è risaputa la sconfitta della città di Cassano, perché da
sei mesi a questa parte il cittadino sta toccando con mano quello che è il disagio, quella che è la mancanza di un'amministrazione comunale in carica. Questo non significa esprimere un giudizio negativo sul commissario. Il commissario noi lo salutiamo, anzi la salutiamo, salutiamo l'intero gruppo commissariale e offriamo ancora fino al 5 giugno collaborazione, perché l'obiettivo che abbiamo è quello di, come dire, lavorare per il bene di questa comunità. E quindi questa sera passiamo un po' dall'astratto della campagna elettorale al concreto, alla concretezza dei fatti. D'altronde noi siamo abituati a fare così. Voi ricorderete che nel 2012 noi ci siamo presentati con un programma che chiamiamo allora Cassano Sibari, la storia per il futuro, un opuscolo che facemmo arrivare in tutte le famiglie di Cassano. Erano 32 paginette di impegno che noi avevamo messo insieme per dire, per spiegare le ragioni al cittadino elettore di Cassano su ciò che volevamo fare, qual era l'impegno nostro se avessimo raggiunto la soddisfazione di essere eletto sindaco e se la coalizione del centro-sinistra che allora mi accompagnava avesse vinto le elezioni. Noi quel programma l'abbiamo attuato, se è vero com'è vero che poi, e siamo stati qui il 21 marzo scorso a presentare il rendiconto della nostra attività, un opuscolo che abbiamo chiamato 3 anni di impegno, che abbiamo fatto arrivare in tutte le famiglie di Cassano in maniera tale che il cittadino ha avuto modo di poter toccare con mano quelle che sono state le realizzazioni, ha potuto fare un confronto tra il programma presentato e quanto è stato realizzato. Io non credo che esista in giro per il paese un sindaco uscente, una coalizione, un gruppo di governo che poi, per quanto concerne alcuni fondi, mi riferisco ai fondi Sindial, che giustifica per iscritto e lo espone fino all'ultimo centesimo, anche per, come dire così, dare risposta a chi malignamente mette in giro nell'opinione pubblica chissà che cosa per quanto concerne l'utilizzo di alcune somme, che giova ricordare comunque sono somme che sono arrivate a Cassano perché c'è stato il nostro impegno, c'è stata la nostra assunzione di responsabilità. E quindi dal 21 marzo che abbiamo presentato il rendiconto del lavoro svolto, siamo entrati nelle famiglie di Cassano con questo rendiconto, il cittadino ha avuto modo di giustificare, di guardare, di osservare, di giudicare tra quanto promesso e quanto realizzato. Nel frattempo abbiamo allestito le liste, sono 8 liste che ci accompagnano, su 8 liste 6 sono liste civiche, 2 liste di partito, quelle del Partito Socialista e quelle del Partito Democratico. Per questo motivo abbiamo chiamato la nostra alleanza civico-democratica riformista. E questa sera noi presentiamo il nostro programma, poi ci sarà Paola, l'assessore uscente Grosso, che ha presieduto la commissione per il programma che insieme nominammo all'unanimità. Abbiamo messo su un gruppo di lavoro che si è confrontato, che ha discusso, che ha dibattuto, che ha studiato anche quelle che sono le problematiche del nostro comune. Senza dubbio non è un lavoro esaustivo, è una traccia di quello che vogliamo fare. Abbiamo definito Cassano di programma, ma soprattutto c'è un'inversione. Mentre nel 2012 dicemmo Cassano Sibari, la storia per il futuro, il professore Lario, che ringrazio per la sua presenza, ricorderà che con lui ci confrontammo per vedere come utilizzare questo termine nella storia, la storia del futuro, dicevo io, giustamente il professore Lario mi disse allora devi fare la storia per il futuro. Oggi diciamo che il futuro è adesso, cioè non bisogna aspettare. C'è da lavorare subito e anche in maniera sodo, forte, determinata, perché le problematiche sono tali e tante e c'è un impegno corale che dobbiamo assumere. Sono 12 punti che abbiamo individuato,
che fra poco Paola vi spiegherà, ed è il Vademecum che accompagnerà la nostra alleanza nel corso della campagna elettorale, ma sarà, diciamo, il Vademecum che noi utilizzeremo una volta, diciamo, assunta la guida e il governo della nostra comunità per il buon governo di Cassano. Non è il libro di sogni, sono degli appunti che abbiamo messo insieme, che poi hanno visto il lavoro di esperienze diverse, anche di culture diverse, e devo dire che alla fine l'abbiamo approvato anche con un'assemblea che abbiamo fatto interna, l'ha approvata all'unanimità e l'abbiamo fatto stampare, e da lunedì noi inizieremo la distribuzione. Avremmo potuto farlo insieme ai fatti simili. Da lunedì inizieremo la distribuzione del nostro programma in ogni famiglia di Cassano. Fino al 5 giugno contiamo di arrivare in ogni famiglia di Cassano. Per chiudere, nel ringraziare quanti hanno lavorato alla stesura del programma, in primo luogo Paola e tutti coloro i quali si sono cimentati in questo pregevole lavoro, e poco fa ho fatto una visita. Sono andato da una professionista che ho salutato con vivo piacere, e prima di me ieri c'è stato un altro candidato a sindaco, ha parlato eccetera, e io ho chiesto: ma il candidato a sindaco ha lasciato un programma? No, io le lascio il mio programma, io lo lascio a nome dell'intera alleanza che mi accompagna. Credo che non abbiamo fatto nessun miracolo, ma credo senza dubbio che questo sia uno studio diverso. Noi alle parole facciamo seguire il PA, i fatti sono gli impegni che si assumono per iscritto. Questo è lo stesso programma che noi abbiamo consegnato insieme alle liste che abbiamo presentato meno di una settimana fa al Comune per le elezioni. Io vi ringrazio ancora tutti quanti voi per la presenza. Mi dovete consentire, se faccio un saluto particolare, vorrei salutare con vivo piacere la presenza della mia amica Sonia Gradilone, che è candidata anche a Consiglio Comunale. Bravissimo sindaco di San Demetrio Corona. Antonio e Sonia, anche a voi tante affettuosissime auguri. Auguri anche a voi, grazie Paolo, grazie Caterina, buon lavoro. Grazie al candidato sindaco, era doveroso questo saluto. Ricordo che l'Alleanza Civica Democratica Riformista è formata da 8 liste, come dicevamo prima, per Amore di Cassano, la Nuova Golfiera, Progetto Sibari, Cassano Democratica, Vento del Sud, Idea Futura, le due liste di partito, il Partito Socialista Italiano e il Partito Democratico. Saluto la presenza dei colleghi giornalisti Mimmo Petroni ed Eleonora Gitto, anche i socialdemocratici europei che hanno aderito all'alleanza. Adesso la parola alla presidente, diciamo alla coordinatrice della commissione programmatica, l'assessore uscente. Buonasera a tutti, io cercherò di essere breve, ve lo prometto, anche se questa sera non sarà facile, perché tante sono le idee, le proposte che sono contenute nel nostro programma elettorale. Però prima di entrare nel vivo del programma, permettetemi di ringraziare Gianni Papasso. 4 anni fa lui mi ha chiesto di entrare a far parte della sua squadra, io ancora non lo conoscevo molto bene, ma ho deciso di fidarmi di lui e di condividere il suo progetto. Bene, a distanza di 4 anni io vi posso dire che la mia fiducia è stata ben riposta, perché per me Gianni Papasso è stato un esempio di rigore morale, di coerenza politica, di correttezza, ma soprattutto è stato un esempio di grande determinazione e di grande passione e amore per la sua città. Gianni Papasso ama Cassano e stasera, ma soprattutto l'altra sera nella sala consigliare, mi sono resa conto di quanto anche Cassano ami Gianni Papasso. Devo anche ringraziare tutti i rappresentanti dell'Alleanza Civica Democratica Riformista che hanno contribuito con le loro idee e le loro proposte alla stesura di questo programma elettorale. Un programma che, come diceva bene
che noi stasera di proposte vogliamo parlare, perché la gente di Cassano è stufa delle polemiche sterili, degli attacchi personali. Bisogna alzarlo il livello di questa campagna elettorale. La gente di Cassano non apprezza i moralizzatori dell'ultima ora, non apprezza gli ipocriti, non apprezza chi dice cose non vere e soprattutto non apprezza chi mente sapendo di mentire. Nel programma del 2012 si parlava di emergenza Cassano, ma grazie al lavoro serio, appassionato e concreto di Gianni Papasso e dell'amministrazione uscente, Cassano è riuscita a riacquistare nel panorama calabrese, ma soprattutto nell'area della Sibaritide e del Pollino, quel ruolo da protagonista che merita, è riuscita a riemergere. Molti di quei punti del programma elettorale del 2012 sono stati realizzati e adesso quindi bisogna proseguire le opere che già sono state avviate e avviare anche nuovi progetti, in modo tale che Cassano passi dalla città delle emergenze alla città delle opportunità. Al centro del nostro programma elettorale c'è l'uomo e soprattutto ci sono i giovani. I giovani per i quali la cosa pubblica deve essere esempio di correttezza, trasparenza e rigore morale. Su questa idea noi abbiamo deciso di dare al nostro programma una veste grafica giovane. Dai giovani di Cassano, se ben ricordate, è partito fin da subito l'hashtag Io sto con Papasso e noi proprio su questa idea abbiamo deciso di individuare ogni punto programmatico del nostro programma con un hashtag. Per i meno tecnologici, io penso ad esempio a mia mamma che ci vedrà da casa, l'hashtag è una sorta di etichetta, un aggregatore tematico che serve all'interno, per esempio, dei social network per cercare dei messaggi su un tema o su un contenuto specifico. Però riteniamo anche che i giovani debbano poter contare sull'esperienza degli adulti e per simboleggiare questo concetto abbiamo pensato di iniziare ogni punto del nostro programma con una citazione illustre. Sono 12 i punti che sono stati individuati. Come vi dicevo, noi intendiamo dare continuità amministrativa all'azione politica e quindi ogni capitolo del nostro programma è stato strutturato descrivendo in maniera molto sintetica ciò che è stato fatto, spiegando poi cosa si intende fare e soprattutto chiarendo ed evidenziando per punti come si intende farlo. Questo è un programma puntuale, ambizioso, sicuramente stasera io non riuscirò, proprio perché vi ho promesso di essere sintetica, di illustrare nel dettaglio ogni singolo punto, però spero, come ha detto prima Gianni Papasso, che questo programma riesca ad arrivare in tutte le case di Cassano e spero che tutti lo leggeranno con la mente libera da pregiudizi, perché qualcuno, senza averlo letto, frettolosamente ha espresso dei giudizi negativi, magari perché è da un'altra parte politica. Io invito soprattutto queste persone a leggere con attenzione il nostro programma, perché se critiche ci devono essere, che siano critiche costruttive e non distruttive. Come vi dicevo, il primo punto, per il primo punto abbiamo scelto l'hashtag Cassano Solidale e tratta il tema delicato del settore dei servizi sociali. Sapete che l'amministrazione uscente ha dovuto costruire un mondo quando 3 anni fa si è insediata alla guida del comune. Sono state tantissime le attività svolte. C'è stato l'avvio del banco alimentare, le colonie estive, gli aiuti alle famiglie disagiate, il sostegno al progetto della Caritas La Ferita che studiamo, è stata istituita un'equipe professionale, è stato avviato anche il progetto Un sorriso per vivere in collaborazione con la Misericordia, che consente agli ammalati di raggiungere in tutta Italia, ovviamente quelli che hanno disagio economico, le sedi per potersi curare al meglio. Le politiche dell'accoglienza e dell'integrazione attraverso l'associazione Cisolus. Bene, si intende oggi proseguire, la nuova amministrazione continuerà questo percorso e ovviamente attuerà nuovi progetti. Per quanto riguarda ad esempio le politiche sociali e la sanità, da più parti è stata richiesta l'istituzione dello sportello amico per i malati oncologici. Uno sportello che sarà istituito di concerto con la LIFT e dovrà essere un punto di riferimento per il malato oncologico e per la sua famiglia. Si pensa di costituire un fondo per l'aiuto economico alle persone che sono affette da gravi patologie, ad esempio attraverso le donazioni del 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Soprattutto dalla lista Idea Futuro di Lauropoli è venuta la richiesta dell'istituzione del registro comunale dei tumori e dell'osservatorio oncologico comunale, tema molto delicato e molto
operativa molto importante proprio qui nel salone delle Terme Sibarite. È stato richiesto all'Istituto Superiore di Sanità, si dovrà richiedere uno studio epidemiologico e bisognerà attivarsi per avere nelle zone turistiche una postazione mobile per il primo soccorso, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Per quanto riguarda le politiche sociali e la lotta alla povertà, oltre a proseguire l'attività già intrapresa, si pensa di attivare il bando di sostegno neonatale attraverso la fornitura di beni di prima necessità nel primo anno di vita del bambino, così come si pensa di aiutare i ragazzi delle famiglie disagiate fornendo gratuitamente il materiale e i supporti scolastici di base. Però ci tengo a precisare che la nuova amministrazione si dovrà impegnare soprattutto per creare le condizioni a che non vi siano più situazioni di povertà e quindi mettere in campo delle politiche attive per il lavoro che possano ridurre al minimo le situazioni di assistenzialismo. Per quanto riguarda le politiche sociali di solidarietà assistente alla persona, si pensa di fare interventi in favore della famiglia e della donna che lavora, incentivare il servizio domiciliare per gli anziani, i centri di socializzazione per gli anziani, perché gli anziani sono una risorsa. Ad esempio si potrebbero attuare dei progetti di formazione che sono basati proprio sull'incontro tra le vecchie e le nuove generazioni, riprendere il discorso dell'Università dell'Età Libera a Cassano. Per i giovani poi si pensa di istituire un open space e di incentivare lo sport, programmando degli interventi che possano da una parte riqualificare l'esistente e dall'altra costruire nuove strutture per ogni tipo di disciplina, ovviamente attingendo agli finanziamenti del CONI e dell'Unione Europea. Si dovrà attuare il progetto già avviato per l'apertura di un centro di violenza per le donne e continuare a rendere sempre più solido il rapporto di collaborazione con le altre istituzioni, con le realtà parrocchiali, le associazioni di volontariato. Il secondo punto riguarda la cultura. Sapete che l'amministrazione comunale Scende ha basato la sua programmazione culturale su Sibari perché si ritiene che un progetto di rilancio dell'intero territorio comunale debba partire necessariamente dal patrimonio storico, culturale e archeologico di Sibari. Sono state date delle priorità anche al mondo dell'istruzione. Grande, intenso e proficuo è stato il rapporto di collaborazione con il mondo della scuola, con i dirigenti, docenti, operatori scolastici e le famiglie. Le nuove iniziative in campo culturale previste dal nostro programma sono innanzitutto incrementare le politiche di promozione e valorizzazione del teatro comunale, che dovrà essere sempre più residenza creativa aperta al mondo delle associazioni teatrali locali. Bisognerà dare maggiore rilevanza alla stagione teatrale e potenziare il progetto Altro Teatro, che tanto successo ha avuto nelle passate edizioni ed è rivolto alle compagnie amatoriali locali. Bisognerà guardare con grande considerazione anche al cinema, si pensa ad esempio di acquistare il vecchio cinema di Sibari o creare un nuovo spazio per metterlo a disposizione della cittadinanza. Ma il progetto che più ci sta a cuore è il recupero e la riqualificazione dell'ex ufficio del giudice di pace, che come sapete oggi è abbandonato, che dovrà essere riconvertito nel Palazzo della Cultura. Questo palazzo dovrà ospitare anche la biblioteca comunale, ma dovrà andare oltre la funzione di semplice tutela e produzione del patrimonio librario. Deve essere un vero e proprio centro di documentazione, di apprendimento, deve essere un luogo aperto alla crescita, dovrà contenere sezioni e ludoteche per bambini, anche di diverse etnie, dovrà contenere una dotazione libraria in più lingue, anche in braille per consentire l'accesso ai non vedenti. Si pensa di istituire al suo interno un centro di arte contemporanea e anche uno spazio dedicato alla musica. Centralità dovrà essere data anche alla realizzazione di eventi culturali che da un lato siano in grado di far emergere le sensibilità artistiche dei giovani di Cassano e dall'altro siano dei veri e propri testimonial dei nostri beni culturali. Bisognerà poi proseguire con maggiore efficacia nella cooperazione con le altre realtà territoriali, quindi nell'istituzione della macroregione ionica, nella richiesta dell'istituzione della facoltà Sibari di conservazione dei beni culturali della facoltà di agraria, la candidatura all'UNESCO di Sibari come capitale della Magna Grecia e di Cassano Sibari capitale italiana della cultura, oltre ovviamente al patto di amicizia con Matera e Pompei e il gemellaggio con Vestum. Dovranno essere intensificati i rapporti di collaborazione con le altre realtà territoriali, la Chiesa, la Sovrintendenza, le forze sociali, l'UNITAL. E anche nel campo dell'istruzione dovrà essere messa in campo una nuova progettualità per favorire una cittadinanza attiva che intervenga in direzione dell'uguaglianza sociale, ad esempio contribuendo in maniera determinata
soprattutto consentire la partecipazione di bambine e bambini che appartengono a famiglie disagiate ad ogni forma di iniziativa extrascolastica, corsi di lingua, corsi di danza, corsi di musica. Bisognerà quindi impegnarsi a trasformare Cassano in una città educativa. Bisognerà anche favorire gli studi e le ricerche su particolari aspetti del territorio, istituendo ad esempio una borsa di studio annuale per chi svolgerà le tesi di laurea magistrale sul nostro territorio. Fondamentale nel nostro comune è il turismo. Abbiamo deciso di chiamare il capitolo dedicato al turismo con l'hashtag Cassano da scoprire. Marcel Proust dice che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. L'amministrazione uscente ha messo in campo una preziosa azione di marketing, grazie alla quale le presenze che si sono registrate, soprattutto alle grotte di Sant'Angelo, sono state molto più numerose rispetto a quelle degli altri anni, ma siamo consapevoli che ancora tantissimo si deve fare per incrementare lo sviluppo turistico, puntando soprattutto alla destagionalizzazione. Tante sono le risorse per il turismo culturale, si pensa ad esempio di promuovere un itinerario che inglobi l'area archeologica del Museo di Sibari con l'antico borgo di Cassano, l'area archeologica delle grotte di Sant'Angelo, partendo proprio dalla Torre di Milone, che come sapete prevede, è già stato da collocare in appalto un progetto per il consolidamento della torre e per la sistemazione dell'area tutto intorno. Bisognerà creare una sinergia sempre più stretta con la diocesi per quanto riguarda il turismo religioso, incentivare i gruppi e le scolaresche per quanto riguarda il turismo scolastico e didattico, incentivare il turismo per la libertà e il turismo del benessere, puntando proprio d'intesa con l'amministrazione delle terme e con la regione a politiche di rilancio e di miglioramento dell'immagine di questo complesso termale, cercando anche nuove sinergie con le altre realtà termali del territorio e della zona. Incentivare il turismo naturalistico e il turismo enogastronomico, ad esempio si pensa in questo settore di puntare sui disciplinari di produzione dei prodotti DOP, IGP, STG e valutare anche la possibilità di costituire un consorzio tra gruppi di vari produttori. Bisognerà promuovere il marchio che è stato già lanciato, Sibari terra d'incanto, attraverso un progetto di marketing turistico pluriennale che dovrà essere redatto utilizzando la collaborazione dell'Università della Calabria. Bisognerà rivitalizzare e recuperare il centro storico, palazzi di interesse storico, le carceri che come sapete abbiamo riaperto, anche attraverso degli incentivi come possono essere ad esempio la defiscalizzazione dei tributi comunali per chi investe in attività nel centro storico cittadino. E bisognerà anche verificare la possibilità di utilizzare una parte dei proventi che derivano dalla cassa di soggiorno e dell'IMU delle seconde case proprio per investimenti sullo sviluppo turistico. Sapete che noi abbiamo le meravigliose grotte di Sant'Angelo, purtroppo non per colpo, per responsabilità dell'amministrazione uscente, il centro polifunzionale attualmente è chiuso, il sindaco ha dovuto emettere su suggerimento della protezione civile regionale un'ordinanza di chiusura perché da altri è stato costruito quel centro polifunzionale su un'area infrana con delle tecnologie non idonee. Noi dovremmo mettere in campo tutte le iniziative possibili per consolidare il centro polifunzionale e l'area esterna proprio per migliorare i servizi di accoglienza e fruizione delle grotte potendo riaprire il centro polifunzionale. Dovremmo puntare sulla ricerca scientifica, dovremmo anche aderire all'Associazione Nazionale delle Grotte Turistiche d'Italia. È importante anche incrementare la cartellonistica e le indicazioni turistiche sia all'interno del centro abitati ma soprattutto lungo le principali vie di collegamento, ad esempio sull'autostrada, sulla 106, sulla 534, potenziare l'ufficio turistico di Sibari che è stato aperto, estendere il servizio di trasporto urbano per garantire un collegamento efficace tra Sibari e Cassano, tra la costa e il centro storico e con le terme sibariche, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Quindi bisognerà attuare tutte le politiche di promozione turistica per fare in modo che Cassano rientri nei circuiti turistici nazionali e internazionali, riservando un'attenzione particolare al problema delle infrastrutture, della viabilità e dei servizi, il tutto ovviamente attingendo alle opportunità che si presenteranno attraverso i fondi strutturali europei e attraverso il nuovo POR. Grazie Paola. L'amministrazione Papasso l'ha assegnata alle politiche dell'ambiente. Quando siamo arrivati nel 2012 abbiamo trovato un territorio compromesso e abbandonato e
sapete che è stato appaltato il servizio di manutenzione del verde e sono state avviate iniziative concrete per la raccolta differenziata spinta porta a porta, tanto che nell'ottobre del 2015 l'assessore uscente di Europa aveva sottoscritto in regione un protocollo d'intesa proprio per l'implementazione della raccolta differenziata. Noi dovremmo assolutamente continuare questo processo virtuoso di tutela dell'ambiente. La prima cosa che si dovrà fare da subito sarà quella di risanare e di bonificare nuovamente il territorio, ma soprattutto bisognerà concretizzare e far partire nuovi progetti, in primis la raccolta differenziata porta a porta, attuando politiche anche dell'ambiente. Fare partire quindi la raccolta differenziata passando dal sistema a cassonetto al sistema porta a porta, in modo da trasformare i rifiuti in risorse riciclabili, e questo sia a tutela dell'ambiente ma soprattutto è anche per le tasche dei cittadini. Si promuoverà sul territorio l'installazione di riciclatori incentivanti, si lavorerà per realizzare un impianto di depurazione unico che possa essere a servizio dell'intero territorio, estendendo la rete fognaria anche alle contrade rurali più popolose, così come dovrà essere ampliata la rete idrica e la rete fognaria nelle aree costiere. Bisognerà esercitare tutti i necessari interventi presso gli organi competenti per il disinquinamento del fiume Crati e favorire l'avvio del progetto previsto dal contratto di fiume. Abbiamo pensato di chiedere la promozione di promuovere anche un contratto di fiume per l'Eiano, proprio per evitare le frequenti esondazioni e per la tutela dei suoi connotati naturalistici. In agenda ci sarà anche il favorire, l'incentivare il risparmio energetico, quando i primi interventi sugli immobili comunali, sull'impianto di pubblica illuminazione. Si pensa di lanciare per esempio il progetto di cimitero ecosostenibile, sostituendo le lampade votive con nuove lampade a LED. Promuovere l'utilizzo di energie alternative rinnovabili e poi per un migliore e più sicuro ed economico smaltimento dei fitofarmaci e dei rifiuti che derivano dalle lavorazioni delle aziende agricole, promuovere un iter autorizzativo per il loro conferimento ad un'azienda selezionata a prezzi calmerati, coinvolgendo ad esempio anche i comuni vicini. Importante è la lotta al randagismo, oltre perché per ridurre i costi attualmente sostenuti, ad esempio promuovendo dei progetti di adozione per i cani che abitano il canile, favorire progetti di pet therapy, campagne di sensibilizzazione sul benessere animale, curare e mantenere il verde pubblico attrezzato. Si pensa ad esempio di lanciare il progetto Adotto a Parco. Ci sono dei parchi meravigliosi, il Parco del Monte, il Parco Lanzino, le ville di Doria, Sibari, Lauropoli, che attualmente non sono più fruite e vissute come un tempo. Beh, si potrebbe pensare di farle tornare a vivere con iniziative di privati e di associazioni che possano prendersene cura, incentivandone la fruizione e offrendo nuovi servizi agli utenti. Si vorrà istituire anche un osservatorio ambientale comunale per la tutela degli animali e dell'ambiente e costituire il servizio di protezione civile comunale. Io sono stata assessore uscente alla protezione civile comunale. Non è vero che la protezione civile comunale nel 2012 funzionava perfettamente, perché non bastano le inaugurazioni in bomba magna per dire che un servizio funziona. Quando siamo arrivati io ho fatto fare l'inventario dei beni presenti nel punto com. Bene, la maggior parte di questi beni di proprietà della regione non esisteva. Non è vero che abbiamo trovato un sistema virtuoso, noi abbiamo avuto in eredità un piano di protezione civile comunale che è assolutamente inadeguato, per il quale abbiamo chiesto sin da subito l'aggiornamento. Quindi se ritorneremo alla guida del comune di Cassano, bisognerà innanzitutto aggiornare questo piano di protezione civile e costituire un servizio di protezione civile serio. Geologico con l'aiuto di tecnici esperti della protezione civile, cercando quindi risorse e richiamando l'attenzione degli enti sovraordinati. Accanto al turismo, l'agricoltura è il settore trainante dell'economia del territorio. L'amministrazione uscente ha sempre cercato di rimanere vicina alle esigenze del mondo agricolo, cercando di dare risposta soprattutto alle richieste che venivano dagli agricoltori in campo infrastrutturale, offrendogli collaborazione politica e amministrativa. Bisogna guardare anche al settore del commercio e delle attività produttive. Sapete che è stato istituito lo sportello SUAP,
l'agricoltura del territorio, nonostante sia altamente specializzata, non riesce ad essere competitiva a livello nazionale ed internazionale. Quindi tante azioni devono essere messe in campo, a partire dall'elaborazione di un serio e concreto piano agricolo comunale. Occorrerà dare senso al distretto agroalimentare di qualità di Sibari e incentivare la produzione e la commercializzazione dei prodotti a chilometro zero. Bisognerà, per quanto riguarda le attività commerciali e produttive, sviluppare la pianificazione per gli insediamenti produttivi e industriali che è già prevista nelle aree già individuate nel redigendo PSA. Vediamo come si intende quindi rilanciare quest'anno che produce. Occorrerà potenziare le infrastrutture materiali, quindi la viabilità, l'acqua, il supporto per le contrade rurali, favorendo i progetti e i programmi del consorzio di bonifica di Trebisacce. Qualche tempo fa è stato a Sibari il presidente Blaiotta, che ha presentato un progetto per la bonifica e la regimentazione delle acque di importanti superfici per rendere produttivi 5.000 ettari di terreno in località Fornara. Favorire la progettazione e la realizzazione anche del progetto del consorzio che riguarda l'ampliamento degli impianti irrigui delle zone che oggi sono sprovviste. Cercare di proporre dei processi di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese agricole e soprattutto sostenere le iniziative cercando di essere da pungolo con la Regione Calabria per l'emissione dei bandi a valere sul PSR 2014-2020. Dovranno essere sviluppate quindi tutte le sinergie tra istituzioni, comuni, associazioni di agricoltori per dare vita ad un circolo virtuoso e diffondere i prodotti della piana di Sibari. Bisognerà quindi puntare sulle certificazioni DOP, IGP e SGT, promuovere il concetto di filiera corta, costituire ad esempio il disciplinare per favorire la crescita del sistema agricolo locale e incentivare, come dicevamo prima, la commercializzazione dei prodotti a chilometro zero, predisponendo eventualmente anche un'area dove si potrà svolgere questo mercato a chilometro zero, incentivando anche l'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche, ad esempio, nelle strutture turistiche che sono presenti nella zona. La nuova amministrazione cercherà di entrare a far parte anche del Dall'Alto Ionio. Noi avevamo già rappresentato al GAL l'intenzione di entrare a far parte del Dall'Alto Ionio, perché pensiamo sia importante interloquire e cooperare con gli altri comuni che ne fanno parte e anche poter beneficiare delle risorse e delle opportunità a cui GAL possono attingere. Sarà istituito anche un osservatorio sul commercio per cercare di ritrovare un colloquio con le attività artigianali che un tempo erano fiorenti a Cassano. Come dicevamo, grande spazio deve essere dato alle politiche attive per il lavoro. Sapete che grazie ad una politica attenta e concreta dell'amministrazione uscente, il Comune di Cassano oggi è un interlocutore e un intermediario del lavoro riconosciuto. Importanti sono le attività che abbiamo messo in campo. C'è stata, come vi dicevo, l'apertura del SUOC, l'approvazione del piano di commercio sulle aree pubbliche, è stato attivato uno sportello per la conciliazione, tanti progetti, Neosforis nell'ambito dei piani locali del lavoro, il progetto Silla 2, il progetto microcredito e servizi per il lavoro, municipio motore di impresa. Bisognerà quindi rafforzare le politiche avviate e promuovere dei nuovi progetti. Si pensa ad esempio di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali attivando uno sportello orientato a favorire l'imprenditoria giovanile, istituendo anche degli spazi in autogestione, dare in autogestione ai professionisti locali che potranno offrire consulenza gratuita. Ma soprattutto crediamo che sia indispensabile istituire l'ufficio del Foro 2014-2020, dei fondi europei e delle risorse relative al patto per la Calabria che è stato di recente sottoscritto, incentivando lo sviluppo locale di tipo partecipativo. Bisognerà favorire gli investimenti territoriali integrati, creare nuovi strumenti per l'implementazione di strategie sul territorio e avviare corsi di formazione professionale e di orientamento. Un giornalista americano che si chiama Herb Ken diceva che una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni. Un punto che mi sta particolarmente a cuore perché sono stata assessore proprio all'urbanistica è Cassano che pianifica. Sapete che al centro dell'agire dell'amministrazione Papasso ci sono state la pianificazione urbanistica e la regolamentazione del territorio, con un occhio molto attento alla questione della mobilità e dell'accessibilità territoriale, perché sappiamo che lo sviluppo di un territorio è strettamente legato alla presenza delle infrastrutture. Sapete che siamo arrivati alla
l'adozione del documento preliminare del PSA, il piano strutturale associato della sipparite. All'interno del PSA, in riferimento al sistema relazionale, sono tante le previsioni contenute. Ad esempio, si pensa di realizzare il sistema ferroviario metropolitano, che dovrà essere realizzato sfruttando le linee ferroviarie che oggi esistono da Doia a Calopezzati, e la connessione del servizio metropolitano Sibari-Rente. Sono state individuate all'interno del PSA dei corridoi per la mobilità sostenibile. È prevista una pista costiera per la mobilità lenta, che noi abbiamo amato chiamare il lungomare di Sibari, che è dettagliato bene anche nel piano spiaggia che è in corso di approvazione. Il potenziamento del collegamento con l'autostrada, sono state individuate le aree per l'aeroporto, l'interporto, il nuovo cimitero di Sibari, le aree per gli insediamenti industriali, la valorizzazione del porto turistico dell'area di Sibari e la riqualificazione di Marina di Sibari, con occhio attento alla sostenibilità ambientale attraverso il contenimento dell'uso del suolo e dei principi di equità dettati dalla perequazione urbanistica. Mi hanno detto che gira voce che noi a Marina di Sibari col PSA intendiamo procedere a un piano di riqualificazione. Chi lo dice purtroppo ha letto forse in maniera frettolosa il PSA, in maniera poco attenta, perché non si dice questo, ma così come abbiamo precisato anche nella delibera con cui abbiamo acquisito tutte quante le aree di uso pubblico a Marina a patrimonio dell'ente, intendiamo redigere un piano attuativo che possa far ritornare la rilottizzazione di Marina di Sibari una lottizzazione che rispetti gli standard di legge, come purtroppo invece oggi non è. Sapete che abbiamo dotato il comune del piano delle antenne ed eravamo quasi all'approvazione del piano spiaggia che è stato adottato dal Consiglio Comunale. Abbiamo presentato alla regione il piano di protezione sismica. Stavamo lavorando al piano per la toponomastica e al piano di recupero del centro storico. Tantissimi gli interventi fatti sulla rete viaria, dal Monte di Cassano, dalle contrade rurali, alla San Nicola Civita, fino a Sibari alla costa. Abbiamo implementato alcune corse per il trasporto pubblico urbano. Cosa dobbiamo quindi fare? Cosa proponiamo nel nostro programma oggi? Sicuramente occorrerà arrivare alla definitiva approvazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione che sono in itinere, che già vi ho elencato, riprendere quindi il discorso delle aree industriali, delle lottizzazioni come quella di Italia Turismo che sono scadute e quindi vanno definite, pensare a degli interventi per la promozione dell'agricoltura urbana a Sibari, attivare le dinamiche politiche necessarie per la realizzazione di nuove strade e di modalità di accesso a Cassano. Pensiamo ad esempio alla strada Sibari-Collino, che servirà anche il santuario della Madonna della Catena, la sistemazione e il miglioramento delle strade esistenti. Quindi bisognerà mettere in campo anche ad esempio con la provincia di Cosenza un'azione utile per la riapertura della strada Cassano-Civita. Si pensa di concretizzare il progetto già avviato per la manutenzione straordinaria e ripristino delle strade urbane e rurali e per quello che attiene proprio le strade rurali accedere e sfruttare i fondi che sono previsti dal nuovo PSR. Bisognerà chiedere l'istituzione di corse di collegamento tra la Sibaritide e l'aeroporto di Lamezia e di Crotone, potenziare il trasporto pubblico urbano. Bisognerà anche incentivare la mobilità sostenibile, cioè quella costituita da spostamento a piedi, bicicletta, con mezzi pubblici. Un punto che mi sta molto a cuore è la creazione di un percorso vita, di una passeggiata ecologica. Anche io, quando ho un po' di tempo, mi reco a piedi dalla Torre di Milone alla Madonna della Catena, perché amo fare sport all'aria aperta. Tante sono le persone che, come me, lo fanno, anche a rischio della propria incolumità, perché ogni tanto passa qualche macchina e si rischia anche la vita. Si pensa quindi di creare questo percorso che possa partire proprio dalla Torre di Milone e sviluppandosi lungo l'Elano e lungo detto tracciato ferroviario possa dare modo quindi alle persone di fare sport a piedi, in bicicletta, facendo jogging, recuperando anche vecchi caselli abbandonati lungo quel percorso che già sono stati richiesti con un processo di demanializzazione alle ferrovie dello Stato. Bisognerà anche realizzare il lungomare di Sibari, questo lungomare di Sibari che ovviamente darà anche nuove opportunità di lavoro, già previsto nel PSA nel piano spiaggia, ma molti si chiederanno, sì, un progetto ambizioso, sono quasi 8 km di costa, come si intende, dove sono le risorse per realizzare il lungomare di Sibari? Noi siamo stati qualche tempo fa a Roma, l'allora sindaco Gianni Papasso ha litigato con i vertici dell'ANAS che avevano dato a Cassano un importo molto più basso a titolo
anche di andare via da quella riunione e ha ottenuto oltre 3 milioni di euro che si pensava di utilizzare proprio per la realizzazione di questo lungomare di Sibari, che dovrà essere una pista illuminata che partendo dal museo della Sibaride arriverà fino al Fuscolaro, quindi fino al Raganello, potrà essere percorso a piedi, in bicicletta, con delle aree di accesso dei parcheggi e lo sviluppo proprio dell'illuminazione di tanti chioschetti, di tante attività che potranno nascere sulla nostra meravigliosa costa. Si pensa anche di attivare ogni iniziativa utile per risolvere finalmente la problematica di insabbiamento della foce dello Stompio e quindi la valorizzazione del porto turistico della Via di Sibari e si dovrà chiedere l'allargamento delle ferrovie, dei sottopassi ferroviari della Tunnel del Fuscolara e anche l'eliminazione dei passaggi a livello di Sibari. Tanti sono stati gli interventi dell'amministrazione uscente, un'attenzione a 360 gradi, dal Monte di Castano alla costa di Sibari. Sapete, al Monte c'è, il Monte attendeva da anni interventi di qualificazione, le contrade rurali nelle quali sono state realizzate opere di civiltà come l'acquedotto, la fognatura, la pubblica illuminazione, interventi del centro cittadino con il recupero di passaggiochi e della bonifica dell'area della Torre di Milone, Piazza Bertini, Corso Cavour, sistemazione stradale all'Auropoli con la San Nicola Cisa. Sì, mi interrompo un attimo perché diamo il benvenuto all'onorevole Andrea Bortolino che sta entrando. Buongiorno. Bisognerà programmare un intervento sostanziale
parziale per la ristrutturazione della rete idrica interna, soprattutto nel centro storico, proprio per evitare e ridurre gli sprechi di acqua. Bisognerà ristrutturare per renderla nuovamente accogliente la villa comunale, perché come avete avuto modo di vedere ormai nessuno più la frequenta, mentre prima era un polmone verde frequentato da tutti gli abitanti di Cassano. Bisognerà predisporre un bando per l'affatto dell'efficientamento, la sistemazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'impianto, della gestione dell'impianto di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, ampliando anche l'illuminazione nelle zone rurali, e proseguire in maniera ancora più incisiva nell'intervento di riqualificazione di Marina di Sibari, realizzando in primo luogo nell'intero comparto la nuova rete idrica potabile e la raccolta della rete delle acque bianche, così come per i laghi di Sibari si pensa di far eseguire uno studio qualificato proprio per il recupero e il rilancio dell'intera localizzazione. Affermare il principio di legalità amministrativa volta alla realizzazione del bene comune.
principio del buon andamento, riaffermare un principio di imparzialità dell'amministrazione comunale, anteponendo quindi il principio meritocratico a quello dello spoil system, perseguire obiettivi di semplificazione e accelerazione burocratica, istituire dei luoghi web interattivi. Per quanto riguarda l'azione efficiente, il punto che più ci interessa è il rafforzamento dell'ascolto attivo, cioè la rilevazione della soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi comunali. Pensiamo infatti di istituire l'IPART. Che cos'è l'IPART? L'IPART è una piattaforma informatica che dovrà servire ai cittadini per segnalare i problemi che esistono sul territorio comunale e venire poi informati quando questi problemi vengono risolti. Si pensa di pubblicare una carta dei servizi che contiene proprio tutti la spiegazione, i criteri di accessibilità ai servizi comunali, pubblicare il cosiddetto bilancio sociale, cioè un documento che possa rendere leggibile anche a quelli che non sono esperti il bilancio del comune, eliminare gli sprechi, investire sulla formazione e professionalità e superare il precariato del lavoro che genera un'ulteriore precarietà dei servizi, dando risposte concrete a quei lavoratori, sono 83 ex LSU e LPU, compatibilmente ovviamente con le risorse comunali. La città di Cassano deve diventare una città tranquilla, sicura e libera. Per farlo l'amministrazione uscente ha cercato, si è sforzata in ogni modo di creare un solco profondo tra il municipio e il malaffare. È sempre stata a fianco delle forze dell'ordine, apprezzandone l'impegno e operando in sinergia nelle varie situazioni di emergenza. Bisogna quindi essere in maniera attiva di contrasto alla micro e alla macro criminalità. Bisognerà irrobustire la cintura di protezione attorno alle attività produttive e commerciali. Bisognerà chiedere l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle zone più sensibili, combattere i fenomeni delittuosi e lavorare ricercando la collaborazione delle altre istituzioni come la Chiesa, la scuola, i movimenti politici, i sindacali, le associazioni di categoria culturale, il volontariato, perché soltanto con l'impegno morale di tutta la collettività Cassano diventerà una città tranquilla, sicura e libera. Per quanto riguarda la segnaletica stradale si pensa anche ad un importante intervento su quella perché è necessario garantire idonei standard di sicurezza. Luigi Einaudi diceva che il denaro dei contribuenti deve essere sacro, quindi Cassano deve essere una città che non spreca. Sapete che l'amministrazione Papasso è entrata in scena nel momento in cui c'era in atto il cambiamento della struttura delle entrate tributarie, si registravano tagli sui trasferimenti statali. Però le restrizioni che sono state previste dalla spending review hanno impegnato l'amministrazione uscente in scelte strategiche difficili. La politica tributaria è stata improntata però, anche in presenza di sostanziali riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato, a seguito delle manovre correttive di risanamento dei conti pubblici, in modo tale che fosse il più possibile cercare di incidere negativamente sulle famiglie. Sapete che nel corso dei 3 anni non è stata applicata la TASI, non è stato applicato l'addizionale IRPEF comunale, tutte le altre imposte e le altre tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate. Se voi provate a vedere nei comuni calabresi che hanno più o meno la stessa dimensione di Cassano, le tasse che pagano i castanesi sono sicuramente più contenute rispetto a questi altri comuni. Non è stato mai fatto ricorso ad alcuna forma di anticipazione di cassa, quindi si può dire tranquillamente che l'amministrazione uscente non ha in alcun modo zavorrato i bilanci dell'ente, che di contro presentano dei margini di stabilità, avendo completato la data del 31 dicembre, come abbiamo più volte ripetuto, del 2015, il pagamento delle rate di tutti i mutui in ammortamento. Che cosa si intende fare? La nuova amministrazione dovrà essere impegnata ancora di più sulla riqualificazione e riduzione della spesa corrente, soprattutto sulla spesa che riguarda i consumi, quindi penso alle utenze, all'energia elettrica, alla telefonia, al gas, che incidono sul bilancio comunale per importi considerevoli. Bisognerà dare attenzione anche al contenimento dei consumi per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, quindi della spesa che noi sosteniamo con la Solical. E tutto questo, quindi questa razionalizzazione, dovrà servire, dovrà avere come obiettivo liberare delle risorse che dovranno essere destinate allo sviluppo delle politiche sociali, dovranno essere destinate a garantire dei migliori servizi ai cittadini per migliorare le condizioni del territorio.
Come si intende raggiungere questi obiettivi? Mettendo in campo ogni iniziativa utile ad evitare l'incremento della pressione fiscale, attivando dei meccanismi e delle azioni necessarie per contrastare l'evasione fiscale, perché sappiamo che se paghiamo tutti, paghiamo meno. Bisognerà crescere l'efficienza interna, bisognerà anche ripensare il rapporto con il mondo privato in modo da reperire delle risorse anche tramite delle sinergie pubblico-privato attraverso l'esternalizzazione dei servizi di supporto che possono essere svolti con maggiore economicità all'esterno. E bisognerà anche sensibilizzare gli uffici per l'individuazione e la predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi di finanziamento, cercando quindi di ottenere nuove risorse. Questo è in maniera, spero di non essere stata, di aver mantenuto la mia promessa di essere stata rapida, in maniera semplice. Questo è quello che noi vogliamo fare. Io chiedo a Cassano di scegliere il 5 giugno, non il conoscente, l'amico, il parente, ma di scegliere delle persone che abbiano le competenze e la capacità di rappresentare questa nostra società. Io ti chiedo il 5 giugno di scegliere Gianni Papasso per le proposte e i progetti che sono contenuti in questo programma elettorale, ma soprattutto per quell'impegno instancabile, appassionato che lui ha dimostrato di avere alla guida del nostro comune, per i risultati che in così breve tempo lui è riuscito a raggiungere. Io mi chiedo di scegliere Gianni Papasso perché lui ha sempre sognato di fare il sindaco di Cassano e quando l'ha fatto veramente dando il massimo. Cassano, quindi scegli Gianni Papasso perché lui è la scelta migliore. Io bravo! Prima vuole dirci qualcosa il nostro sindaco Papasso, grazie. Bravissima, caro Andrea, benvenuto a Cassano, ti do il mio benvenuto quello personale, quello dell'intera alleanza della coalizione civica democratica e riformista, come hai avuto modo di vedere sono sei liste civiche che ci appoggiano, che sono state determinate anche con la nostra collaborazione e poi noi non abbiamo fatto come altri che si nascondono, che pensano di dire che sono nuovi perché non hanno simboli di partito, lo fanno perché non hanno partito. Noi abbiamo avuto anche, abbiamo la presenza della lista del Partito Socialista Italiano, che ha una tradizione molto storica in questo comune, e poi la lista del Partito Democratico, che mi onoro di averla quale elemento importante di questa alleanza. Io ringrazio Paolo, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato alla stesura del programma, come vedete sono cose realizzate, sono 12 punti importantissimi, bisogna scrivere ancora tanto, ci mancherebbe altro, però è un impegno fondamentale, che come abbiamo fatto recentemente, ci siamo presentati con un programma, l'abbiamo realizzato, siamo entrati nelle case con il risultato. Oggi passiamo, come dicevo all'inizio, dall'astratto al concreto con alcune proposte programmatiche sulle quali spero che nei prossimi giorni possiamo confrontarci con gli altri, passare dalla critica, dal populismo, anche dall'infamia al confronto serio sui programmi. Noi vogliamo fare questo per Cassano. Caro Andrea, caro onorevole, l'onorevole Fossolino è stato già a Cassano perché Luigi Garofalo, componente della giunta municipale, prezioso assessore, che ha rapporti personali con l'onorevole Fossolino, fece in modo di provocare un incontro tra il sindaco e la giunta, i consiglieri comunali di maggioranza e l'onorevole Fossolino, europarlamentare importante eletto nel Mezzogiorno del Partito Democratico naturalmente, proprio perché volevamo confrontarci su quelle che potevano essere opportunità che Cassano voleva ricercare, nuove
nuovi fondi di finanziamento per realizzare ciò che avevamo in mente di realizzare. E abbiamo trovato una grande disponibilità. Peraltro troviamo una porta aperta ancora di più perché l'onorevole Bozzolino era stato avvicinato a Napoli da alcuni suoi compaesani, suoi concittadini che hanno interessi a Sibari, a Marina di Sibari, e questi cittadini utenti di Sibari chiedevano anche la sua intercessione per vedere come fare per realizzare, no? Il rilancio di Marina di Sibari e per vedere come fare per realizzare il sistema idrico potabile in quel meraviglioso villaggio. Comunque è entrata Andrea, io gli ho dato il libro rosso, il resoconto del loro fatto, e ho fatto vedere subito le immagini dei marini di Sibere, soprattutto quella storia di aver cacciato, tolto quel cartellone del sequestro per dire che avevamo iniziato il rinnovamento del nostro territorio. Noi siamo sottoposti ad una critica, Andrea, perché? Perché io, essendo componente, essendo stato ormai componente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, e insieme a Fassino, insieme diciamo ai sindaci italiani, noi abbiamo avuto un colloquio costante con il governo del paese, con Renzi. Abbiamo chiesto a Renzi l'eliminazione del patto di stabilità, perché secondo noi era inconcepibile il fatto che praticamente avevamo delle risorse e molto spesso queste risorse non si potevano investire, non si potevano spendere, perché c'era il patto di stabilità che bloccava. Noi ci siamo trovati di fronte ad un problema. Il 31 dicembre di quest'anno abbiamo estinto tutti i mutui che pagavamo con una rata fissa da 20 anni, di 1 milione all'anno. E allora, siccome avevamo un risparmio, pensavamo di realizzare alcune cose importanti, un'opera fondamentale per ogni centro abitato, reinvestendo non più del 30-40% di questo risparmio. I nostri detrattori che ci fanno cadere, che è una cosa che mi ha chiesto l'onorevole Consiglio, ma perché poi stavate facendo un bel lavoro, vi hanno fatto la crisi? Perché c'è stato il cinismo della politica, c'è stato l'invidia, la gelosia, crescevamo troppo, avevamo recuperato un rapporto con il Partito Democratico e quindi Cassano, che è un comune importante della Piana, che fa la cerniera tra Piana Sibile e Pollino, e quindi davamo fastidio, non potevamo stare in zero. Poi ci sono stati anche gli interessi, ma la gente queste cose le conosce molto bene, io le voglio ripetere, altrimenti stanchiamo, vogliamo parlare soprattutto delle cose che vogliamo fare. Ma io sono aggredito perché mi si dice che io voglio vogliamo, come dire, indebitare il comune, indebolire il bilancio, cosa assolutamente non vera, perché noi al limite abbiamo pensato di reinvestire una spesa che è consolidata da metà cittadini, non fate e programmi. Io ringrazio l'onorevole Consolino, sapete perché? Perché noi in questo programma, come ha detto Paola, e come hanno stabilito coloro i quali hanno scritto il programma, abbiamo pensato di fare un ufficio Europa, e la presenza dell'onorevole Pozzolino è una testimonianza di un impegno, almeno per la parte che riguarda me e tutti i candidati di questa alleanza, di un impegno a ricercare finanziamenti europei. Parte il nuovo POR, c'è un giudizio assolutamente positivo sul POR della Calabria 2014-2020, è partito già il nuovo PSR. Noi come Cassano non vogliamo rimanere indietro, non vogliamo indebitare niente, vogliamo collegarci all'Europa, ma non lo facciamo in maniera astratta, perché? Assolutamente no, cioè io non sto lanciando l'idea che prenderemo alcuni ragazzi facendo capire che può darsi che anche tu ne puoi far parte. Io sto dicendo che noi faremo un ufficio composto a professionalità che non saranno scelte per la festa di partito o per il voto dato, ma a seguito di un bando regolare, per fare un ufficio Europa che dovrà collaborare con i nostri parlamentari europei, perché noi abbiamo i parlamentari europei a cui rivolgerci per chiedere aiuto, per chiedere sostegno. E la presenza dell'onorevole Consolino questa sera è una presenza
presenza importante perché è la testimonianza emblematica e diretta di questo impegno che come coalizione, come alleanza vogliamo portare avanti. Noi passiamo dall'astratto, come dicevo prima, della campagna elettorale alla concretezza di una proposta, ma noi passiamo anche dall'astratto di una ricerca da individuare, da vedere come fare, con la presenza importante dell'onorevole Consolini, che poi è il presidente della commissione per lo sviluppo regionale, quindi proprio l'uomo deputato a poterci dare una mano. Quindi Andrea, onorevole Consolini, grazie per essere qui, io sono onorato, orgoglioso della tua presenza, so che la tua presenza questa sera sarà determinante anche per i cittadini di Cassano nella scelta di coloro i quali dovranno amministrare il comune di Cassano, ma soprattutto ti dico che noi giorno 6, giorno 7 ti chiameremo perché dobbiamo metterci al lavoro insieme, perché Cassano vuole entrare in Europa a pieno titolo, ma insieme a Cassano noi vogliamo fare la battaglia per far entrare in Europa la piana del Sibere e il comprensorio del Pollino, perché noi siamo quel comprensorio che definiamo comprensorio tradito, perché da quando è nata la storia repubblicana Andrea, nella piana di Sibere grossi interventi da parte dello Stato non ce ne sono stati. Da quando è nata anche la regione Calabria c'è stato un periodo in cui è iniziata un'attenzione, poi questa attenzione è scemata. Adesso abbiamo fiducia nei confronti del Presidente Oliverio, che è stato con noi, invitato da noi a Sibari, ha assunto grandi impegni, ha trovato una macchina alquanto disarcionata, la sta mettendo in sesto, e Cassano, che purtroppo si è fermato per responsabilità di alcuni, di taluni, non appena avrà il nuovo sindaco, la nuova amministrazione comunale, riprenderà un dialogo necessario, quindi regione, governo del paese, Parlamento europeo, per far crescere questa comunità. Sui nostri manifesti abbiamo scritto prendi il largo Cassano. Io sono convinto che l'onorevole Consolino sarà determinante e ci darà una grande mano per far prendere il largo alla nostra comunità, alla piana di Sibra, al comprensorio del Pollino, perché conosciamo l'uomo, conosciamo il suo impegno, un impegno che abbiamo già toccato con mano. Quindi grazie assai per essere qui, benvenuto, un abbraccio affettuoso della bella, stupenda, meravigliosa Cassano. Di incontri, di iniziative, quindi davvero grazie innanzitutto per questa accoglienza, per questa ospitalità, siete impegnati. Io devo dirvi la verità, sono sorpreso perché non pensavo di venire qui, immaginavo che la giunta di Papasso stava lavorando, non conoscevo queste disavventure che si sono prodotte. E quando ho saputo, soprattutto perché poi voi avete qui una persona che mi tallona, diciamo così, mi perseguita, ogni volta che arrivo in Calabria fa in modo che poi alla fine devo sempre passare per Cassano, per lui e Gile, voglio salutare con affetto. E Tony Manco non l'ho visto, dove sta? Allora, volevo dire questo, noi non possiamo interrompere una vita amministrativa dopo 3 anni con il lavoro che si è fatto, perché il tema che noi dobbiamo chiedere ai nostri avversari, competitori, quelli che hanno scelto di interrompere questa iniziativa: quante opere si potevano realizzare in questi 12 mesi, 18 mesi? Quante iniziative sono state interrotte? Quanto lavoro è stato sprecato? E adesso soprattutto quanto ci costa tornare a votare dopo 3 anni? E chi pagherà tutto questo? Saranno sempre i cittadini di Cassano a pagare il prezzo, diciamo così, di questo difetto della politica, diciamo, di parlarsi addosso, di non far mai prevalere l'interesse generale, di non lavorare mai per la comunità, ma
sempre e soltanto per parziali, piccoli interessi che condizionano a volte la vita di importanti comunità. Allora io, siccome poi contano molto anche i rapporti umani, molto rimasi colpito di quell'accoglienza, di quella discussione che facemmo quella mattina in sala giunta, ci incontrammo anche molto velocemente, facemmo una discussione e ci predisponemmo anche a un tipo di attività, di lavoro, che poi purtroppo è stato interrotto da questa vicenda amministrativa. Allora io vorrei essere qui soprattutto per dire a tutti quanti voi, ma soprattutto a Giovanni, alla sua squadra, ai futuri consiglieri comunali, alla sua giunta, noi dobbiamo riprendere questo lavoro, andare avanti con determinazione, realizzare gli obiettivi. Adesso abbiamo anche alcune importanti opportunità ed è la seconda cosa che vorrei dirvi. Io ho fatto un lungo giro oggi in Calabria, sono stato stamattina a Reggio, sono stato con il sindaco e con molti sindaci della provincia di Reggio, abbiamo fatto un convegno molto importante, poi sono stato nel pomeriggio a un lungo incontro con il presidente della regione per discutere dei fondi strutturali. Lui verrà a Bruxelles il 30, dobbiamo fare un evento importante a Bruxelles per la Calabria. Poi ho visto, sono stato per un appuntamento con Carlo Cuccione, che sapete è candidato a sindaco a Cosenza, abbiamo fatto un lungo giro del centro storico, ci siamo massacrati perché abbiamo girato tutto il centro storico, siamo saliti e scesi, diciamo, e abbiamo visto le bellezze ma anche il degrado del centro storico di Cosenza, ma di quale bellezza abbiamo davanti, diciamo così, di quale straordinaria opportunità che rischiamo a volte di sprecare. Ho detto lì e voglio riconfermare qui, insomma, è il secondo più importante centro storico del Mezzogiorno, il primo importante centro storico è Napoli, ma Cosenza è il secondo più importante centro storico, un museo a cielo aperto, sprecato, distrutto nelle condizioni in cui l'abbiamo trovato. E quindi quanto sia importante anche lì fare un lavoro politico. E adesso qui a Cassano, per dire una cosa molto importante, vedete, è importante la fiducia che voi accordate a Giovanni, è importante la fiducia che voi accordate ai singoli consiglieri comunali, è importante la fiducia che accorderete alla nuova giunta, però dovete sapere una cosa, anche una piccola comunità, come un grande comune, come Cosenza, come Reggio, ma anche a Cassano, non basta né Giovanni né il consiglio comunale né la giunta. C'è bisogno che dietro Giovanni ci sia una squadra che aiuta Giovanni e che aiuta. Se noi vogliamo che alla fine delle nostre amministrazioni vadano degli avventurieri che ci vanno solo per gli affari personali e che non hanno nessun interesse a promuovere lo sviluppo di una comunità, noi abbiamo bisogno di amministratori dove dietro le loro spalle, alle loro spalle, ci sia una squadra. E per me una squadra è la regione, è il presidente della regione. Noi 10 giorni fa abbiamo approvato il piano operativo delle nuove risorse comunitarie per la Calabria, 2016-2021. Sono importanti risorse, senza le quali anche Cassano non ce la fa. E poi c'è bisogno di avere un governo nazionale alle spalle, poi c'è bisogno di avere anche l'Europa, perché anche questi piccoli comuni senza l'Europa non possono andare avanti, perché gran parte delle risorse, delle poche risorse che abbiamo a disposizione, e voi siete fortunati perché non siete indebitati, ma quelle poche risorse che potete attivare saranno risorse che l'Europa metterà a disposizione. Dunque non è importante il rapporto personale, sì certo, poi contano anche i rapporti personali, le amicizie, tante relazioni, ma conta avere un rapporto con le istituzioni, con una squadra che lavora a Bruxelles per consentire a Cassano di utilizzare alcune risorse che l'Europa mette a disposizione, perché saranno fondamentali per fare alcune opere importanti, ne ho sentite tante. E qui c'è una proposta, questo è il vecchio programma, questo è il nuovo programma, io spero si possa realizzare la costruzione di questo ufficio Europa, perché noi abbiamo sì un rapporto con la regione e avremo risorse dalla regione, ma adesso abbiamo bisogno anche di avere delle strutture, delle funzioni dentro l'amministrazione in grado di dialogare direttamente con l'Europa, di
di poter partecipare a bandi europei direttamente, perché ormai una parte del bilancio comunitario è costruito per consentire ai piccoli comuni, in modo associato, costruendo relazioni con altri comuni, quindi qui significa anche esperienza, conoscenza, scambio di informazioni tra diverse amministrazioni, di poter utilizzare risorse e opportunità europee. Qui è la forza della proposta che vi mettiamo a disposizione. Non è solo il fatto di ritornare a 12 mesi fa, 16 mesi fa, a questo percorso che è stato interrotto con tutti i danni che sono stati provocati per questo, ma è anche costruire una squadra nuova, è anche costruire una prospettiva nuova, è anche saper discutere e vedere, perché poi, insomma, i primi 3 anni sono serviti anche a formare una classe dirigente, no? A imparare e a capire come funziona una macchina amministrativa, a fare le scelte, a sapere anche che cos'è la macchina amministrativa in quanto tale. Si è scoperto via via la qualità, la competenza anche dei singoli funzionari o di chi magari questa competenza e questa capacità non ce l'aveva fino in fondo. Quindi adesso noi abbiamo anche un'esperienza da portare dentro l'amministrazione, e io credo che questi siano fattori fondamentali: esperienza, conoscenza, un programma dettagliato. È difficile trovare un candidato sindaco che si possa presentare con un programma così dettagliato. Avere intorno a lui una squadra, consiglieri, amministratori, forze, che sono in grado di poter sostenerlo con lealtà, lealtà, dare il massimo impegno, rivolgersi alla comunità, non guardare agli interessi particolari, ma guardare agli interessi generali e muoversi così in consiglio comunale, in giunta, facendo un patto con i cittadini. Per 5 anni si governa la città, si danno risposte ai cittadini, poi saranno i cittadini a fare. Giovanni ha alle sue spalle ha una squadra che lo sosterrà, sa a quale telefono chiamare, perché ne conosce le persone, ne conosce la storia, ne conosce i rapporti, e perché sa che può contare su una squadra di amministratori, di dirigenti, di fondamentale. Vedete, io non so, non capisco neppure questa polemica, diciamo così, sul tema dell'indebitamento. L'indebitamento fa parte della natura delle istituzioni pubbliche. Se tu fai, adesso dico una sciocchezza, se tu fai un ospedale, se tu fai una scuola, se tu fai e rifai il sistema idrico, diciamo, della città, stai facendo un'opera i cui costi non possono essere, diciamo, messi sulla spesa corrente, una spesa per gli investimenti, quindi una spesa che produce un indebitamento momentaneo, ma produce in prospettiva un futuro positivo per la comunità. Quindi di che stiamo parlando? Sciocchezze, sento dire sciocchezze, sono banalità, ma qui abbiamo l'opportunità non solo di fare questo, ma di cogliere tutte le occasioni che la Regione, il Governo e l'Europa ci mettono a disposizione. E per farlo hai bisogno di una squadra che ti aiuta a fare tutto questo, perché da solo non ce la fai. Giovanni ha questa opportunità, questa possibilità, Cassano ha questa possibilità, questa opportunità. Andiamo avanti con fiducia, conquistiamo la simpatia, la stima dei cittadini di Cassano, rinnoviamo questo patto di fiducia con loro. Io credo che poi il voto verrà e sarà un voto positivo per tutti quanti.